qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. E indecenza saranno tollerati entro certi limiti e solo nei giorni di festa. I santi possono anche gradire il vostro fervore, ma il consiglio no. Andiamo! Cure! Perché non ti togli di dosso? Ehi, cosa credi di fare? Piano. Salute anche a te. Ezio! Aspettavo mia moglie. Chissà perché, non mi stupisce. Quei bastardi di francesi ci tengono sotto pressione. Parlami del loro generale, il barone di Valois. Cesare ha convinto Re Luigi ad affidargli un intero esercito per sconfiggermi. La cosa mi lusinga. Dove posso trovarlo? È solo questione di tempo prima che tagli la gola a quel Valois. Li stiamo ricacciando. Sembrano avvicinarsi invece. Ma la situazione è sotto controllo. Sbarrate le porte! Bene, allora forse puoi darmi una mano. Ezio, chiudi le porte! Vengono dall'altra parte! Trovato! Là! Difesa entrata! L'altra entrata! Siamo circondati! Ezio, chiudi le porte!
Segnali dal campo. Bonjour, général Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Perché non venite qui a dirmelo? Dovreste imparare il francese. Maschereste la vostra barbara mancanza di tatto. Potreste insegnarmelo voi. E io vi insegnerei a combattere, visto che sembrate saperne assai poco. La discussione è alquanto divertente. Ma arriviamo al punto. Vorrei la vostra resa incondizionata entro l'alba. Ah! Venite qui, Bianca vuole sussurrarvela personalmente. Purtroppo un'altra signora non sarebbe d'accordo. Mio marito vi ucciderà tutti. Io ti ammazzo, cane di un francese! Calmatevi per il bene di vostra moglie. Conoscete le condizioni? Vi attendo al mio campo all'alba, disarmato. E imparate il francese. Presto diventerà la lingua ufficiale in Italia. Ti prenderò, pezzo di merda, figlio di puttana! Questo sarebbe il campo. Rapisci la moglie di un uomo e vai a nasconderti in una fortezza? Non hai niente tra le gambe, tranne un buco così profondo che arriva fino allo stramaledetto inferno! Come puoi aiutarla da morto? Raduniamoci e apriamoci un varco all'ingresso come facemmo all'arsenale. Ci sono più francesi da qui all'ingresso che nelle strade di Parigi. Allora scaleremo i bastioni. È impossibile scalarli. La mia Pantasilea saprebbe cosa fare. Forse questa è la fine. All'alba porterò i miei duni a quel codardo.
Speriamo solo che le risparmi la vita. Ah, perché non ci ho pensato prima? Che cosa ho detto? Richiama i tuoi uomini negli alloggi, vi spiegherò tutto lì. Speriamo che sia una buona idea. Ci ritiriamo!